bloccate. Restiamo in tema ecologisti e andiamo alla fiera di Rimini per 3 giorni, la vetrina del futuro green. Quello che attira la gente qui è il contenuto, ci sono 160 convegni e micro congressi, con 32 dei quali partecipati dalla Commissione Europea, quindi tanto contenuto su quelle che saranno le sfide del futuro nel campo energetico e ambientale. Transizione ecologica, modelli di economia sostenibile e rigenerativa, c'è questo e molto altro la 25esima edizione di Ecomondo in corso alla Fiera di Rimini. Smaltire rifiuti in chiave green ora è possibile anche nell'edilizia. Questo progetto si chiama Smaltimento 3.0, è una tecnologia, un processo di controllo non invasivo per imballaggi di rifiuti pericolosi ai quali facciamo una lastra dei raggi X per verificare che all'interno di questi imballaggi non ci siano materiali non conformi. Trasformare i materiali, rigenerarli, ricrearli è una realtà che ormai non ha più confini. Il recupero del legno fa numeri incredibili. Quanti alberi riuscite a salvare? Sono 10.000 al giorno, che è importante per l'ambiente perché tutto questo materiale andrebbe a intasare le discariche, è importante anche per il sistema economico. Qual è la prossima sfida nel riciclo del vetro? Noi recuperiamo oggi 2.500.000 tonnellate di vetro, ma ne abbiamo ancora almeno 500.000 che vanno disperse nell'ambiente e nelle discariche. Quelle 500.000 sono preziose, sono un bene prezioso che noi dobbiamo recuperare per dare alle nostre vetrerie, che in questo momento sono ancora costrette a importare rifiuto vetroso dall'estero per esaudire le necessità di produzione. Non ha deluso la